Radio S. Speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. 67esima mostra internazionale del cinema di Venezia. Siamo qui alla la terrazza Nastro Azzurro, siamo con Stefano Incerti, il regista del film Gorbaciov, che è stato presentato oggi fuori concorso. Buonasera signor Incerti, intanto complimenti per il film. Grazie, buonasera a tutti. Allora, il film è un ritratto molto particolare, tanto di un personaggio quanto di una realtà precisa napoletana. Come ha lavorato su questi due aspetti e come li ha fatti sposare? Ah, io avevo letto un articolo di un giornale emiliano nel 2003 o 2004 che era proprio titolato Il cassiere col vizio del gioco, e raccontava di questo piccolo personaggio che era il cassiere di un carcere che sottraeva i soldi dalla cassa dei parenti dei detenuti e gli andava a giocare al casinò. Quindi ho pensato immediatamente che poteva essere una storia traslata a Napoli, nel carcere di Poggio Reale, e avrebbe potuto consentire di raccontare ancora una volta Napoli con un taglio diverso. La prima persona alla quale ho pensato è stata Tony Servillo, che conoscevo da quasi 20 anni, cioè dai tempi di Morte di un matematico napoletano, che è un bellissimo film di Mario Martone, dove ero direttore di produzione. Avevo sempre accarezzato il sogno, insomma, di lavorare con Tony, e questa mi sembrava la storia adatta. Con Diego Di Silva abbiamo cominciato a scrivere la sceneggiatura, che all'inizio era verbosa, era molto più dialogata di come il film, anche perché la protagonista non era cinese come è ora nel film, ma era una ragazzina napoletana, e quindi c'era un eccesso, una sovrabbondanza di dialogo. Insomma, ci siamo resi subito conto che non era quello che volevamo, e sostituendo, come dire, con la cinese la protagonista, inevitabilmente il film è diventato lungo la metà proprio in termini di sceneggiatura, perché tutti i passaggi che erano raccontati attraverso pagine e pagine di scrittura, di dialogo, erano resi dai silenzi. Lui per scelta, lei perché non capisce il napoletano e l'italiano, inevitabilmente dovevano comunicare soltanto attraverso le azioni e gli sguardi. E così è venuto fuori un film che sempre più ci spingeva a osare, cioè a cercare una forma che potesse essere diversa, estrema, più vicina a certo cinema orientale, insomma, che non a quello nostro italiano.